Ciao ragazze, benvenute sul mio canale di bellezza naturale. Oggi torniamo a parlare di cellulite, un argomento scottante che è molto diffuso sul web. Purtroppo tantissime donne soffrono di questo anestetismo e cercano rimedi facili per poterlo contrastare. Io vi propongo i miei consigli, che sono semplici e veloci, che con costanza e determinazione daranno ottimi risultati, per cui seguitemi. La cellulite è un problema non solo estetico, ma anche medico. Secondo le statistiche, il 90% delle donne combatte contro la cellulite. C'entra poco il peso e la forma fisica, quanto piuttosto con la sedentarietà, ritenzione idrica e cattiva circolazione sanguigna. Purtroppo anche la cattiva alimentazione, carenza di alimenti vegetali e cibo spazzatura, le cattive abitudini, bere, fumare, predisposizione familiare, tutto questo può causare cellulite e ritenzione idrica. Per questo si consiglia di fare attenzione allo stile di vita, seguendo un'alimentazione varia e equilibrata. Assumere una quantità sufficiente di liquidi, 1,5-2 litri al giorno, eliminare le abitudini dannose come fumare, bere bevande alcoliche e cercare di dormire un numero di adeguato di ore per notte. L'ideale sarebbe almeno 8. Oltre allo stile di vita esistono anche rimedi facili e veloci da poter fare a casa vostra con ingredienti naturali e metodi che sono efficaci e non invasivi. 1. Doccia con acqua calda e fredda. Abituatevi a una quotidiana doccia che attiva la circolazione sanguigna, tonifica il corpo e migliora anche l'umore. Consiste nel cominciare la doccia con l'acqua calda e finire con quella fredda. Si consiglia di procedere con l'acqua fredda dei piedi a salire. Maschera scrub ai fondi di caffè. Molto efficace questa maschera in quanto la caffeina è in grado di abbattere il grasso, eliminare il ristagno dei liquidi e accelerare la circolazione. Mescolate dell'argilla, l'ideale sarebbe quella blu che si acquista in farmacia, con fondi di caffè e strofinate le aree. Avvolgete poi con pellicola e tenete in posa per 30 minuti, poi risciacquate. 3. Provate anche un trattamento che consiste nello sfregamento del corpo a secco usando dei guanti di cotone. Renderà la pelle liscia, ridurrà la cellulite e aumenterà il tono muscolare. Fatelo almeno 3 volte alla settimana, però non più di 2-3 minuti alla volta. Ovviamente evitate se avete problemi alla pelle tipo ferite o irritazioni. Meglio se lo fate la mattina, vi darà la carica. 4. Potete preparare anche un olio semplice da spalmare dopo il bagno o la doccia. Diluite in 100 ml di olio di mandorle dolci 10 gocce di questi oli essenziali: betulla, limone, rosmarino, cipresso o geranio. Questi oli aiutano a prevenire problemi circolatori, gambi pesanti, gonfiori e aiutano a tonificare e stimolare la pelle massaggiando bene. Potete anche guardare nella playlist cellulite, dove troverete un altro video con 3 ricette interessanti per creare oli da massaggio. Ragazze, provate i miei consigli, vedrete che non ve ne pentirete. Io vi saluto, ci risentiamo domani con una nuova video ricetta. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornate e mettetemi un like se il video vi è piaciuto. Io vi ringrazio e a domani. Ciao ciao!